e operano i diversi stakeholder, ovvero i diversi portatori di interesse. Ecco perché questa responsabilità collettiva in qualche modo vede che cosa? Le diverse istanze che sono sì economiche, ma sono anche ambientali, ma sono anche sociali e sono anche culturali. Uno degli ultimi, veramente una delle ultime frontiere della responsabilità sociale oggi, anche di impresa, si lega alla dimensione culturale, la possibilità di creare culturability. Che cos'è culturability? In qualche modo di creare la possibilità di scelta, perché oggi proprio la felicità si ricollega anche alla possibilità di una scelta. Quindi tutte le diverse istanze, quindi sto riferendomi allo sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale o sociale, non possono che essere oggetto di una contrattazione condivisa, comune, una visione d'insieme comune che in qualche modo mette assieme le diverse istanze. Non solo, ma i circoli virtuosi della responsabilità, è un po' è il nostro scopo, è un po' quello che stiamo facendo noi, è di creare dei modelli, e in questo senso noi abbiamo visto il circolo virtuoso della responsabilità come un possibile modello teorico, ma proprio perché stiamo cercando di promuovere la diffusione del paradigma della responsabilità sociale. Quindi dando un modello che sia fondamentalmente replicabile. Quindi partire dalla realtà, osservarla, dargli dei nomi, trovare anche, essere anche facilitatori, perché in qualche modo poter fare un modello replicabile di riferimento, in cui ci sia un dialogo, un ascolto attivo, capace di recepire le necessità, le specificità e le competenze di ogni singolo territorio. Perché è anche importante in qualche modo promuovere queste forme di cittadinanza? Perché alimenta la proattività dei soggetti, quindi in qualche modo, lo vedremo poi col cittadino consumatore, implica la disponibilità dei cittadini a ricreare le condizioni della propria convivenza. Consente di radicare in profondità la pratica della democrazia proprio attraverso questi processi di sussidiarietà, pluralizzando i centri di potere e rendendo possibile un'effettiva dispersione, che è la garanzia contro tutte le forme di degenerazione. Inoltre consente di superare l'autoreferenzialità dei sistemi. Ciò che noi sociologicamente osserviamo oggi è proprio l'autoreferenzialità di un sistema economico, di un sistema politico, di un sistema politico-amministrativo, un sistema delle comunicazioni che in qualche modo autoreferenzialmente non entrano in comunicazione tra di loro. Allora, se vogliamo parlare di etica del mercato, dobbiamo anche ridare valore alla politica, oltre che all'economia. Di fatto, cercare un dialogo di nuovo tra politica ed economia. Su questi presupposti noi poi ragioniamo su un concetto che è quello su un concetto di felicità. Io vi ho detto, la cultura della responsabilità che nasce all'interno del mercato, dalle azioni di imprese e di consumatori, in qualche modo ci allontana da quell'accezione di felicità assolutamente individualistica e materialistica che si ricollega ovviamente alla sola crescita economica. Ma ripensare alla felicità, così come d'altro canto gli economisti stanno facendo nell'economia della società, proprio riflettendo su dimensioni che sono al di là della dimensione materiale, come la ricchezza, l'occupazione, la proprietà, ma anche una dimensione materiale legata al bene comune, all'altro generalizzato, questo è proprio sociologia pura, me ne rendo conto, alla capacità di far fruttare le proprie risorse simboliche e culturali non solo in termini utilitaristici.